Buongiorno e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Accerchiati e poi picchiati a Palermo, due universitari stranieri e un giovane palermitano aggrediti nel mercato della Vucciria. Attivato in Sicilia il banco farmaceutico, un aiuto per oltre 100.000 famiglie che hanno difficoltà ad acquistare medicine. Agricoltori in protesta nel Ragusano, la riduzione dell'IRPEF non convince, per il sindaco De Luca c'è un complotto per spingere i coltivatori ad abbandonare le terre. Messina Denaro non è stato tradito e non c'è stata nessuna trattativa. Dietro la sua cattura un anno fa un errore del boss, a rivelarlo lui stesso negli ultimi verbali. E infine il calcio, in Serie B il Palermo interrompe il digiuno in trasferta e batte la Feral Pisalò. In Serie C il Catania cerca il riscatto contro la Casertana, mentre il Messina rende visita all'Avellino con l'obiettivo di allungare la striscia positiva dei risultati. Lo avete sentito dai nostri titoli, parliamo ancora di Palermo violenta, due studenti universitari in città per il programma Erasmus e un ragazzo palermitano sono stati aggrediti alla Vucciria. I tre hanno fermato una pattuglia raccontando di essere stati accerchiati, aggrediti e poi picchiati. Manlio Viola. Ancora violenza a Palermo nei luoghi della Movida e non soltanto in quella. Due giovani studenti belgi che partecipano al programma Erasmus in città sono stati picchiati alla Vucciria la scorsa notte, probabilmente a scopo di rapina, ma forse non soltanto. I due avevano appena trascorso la serata nel mercato storico del capoluogo siciliano quando sono stati accerchiati, minacciati e poi rapinati. Il gruppetto di aggressori voleva portare loro via i portafogli, secondo la prima ricostruzione. Gli studenti avrebbero resistito e ne è nata una lite. Sono intervenuti i carabinieri che non senza difficoltà sono riusciti a sedare la rissa. I due studenti sono stati portati in ospedale per essere medicati. Sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina che nel frattempo si sono dileguati. Si tratta dell'ennesima aggressione in città. Nelle scorse settimane si erano registrate violenze di tutti i tipi. Si va dalle aggressioni omofobe alle rapine, passando per le risse di strada scatenate per futili motivi. Una situazione che non sembra scemare neanche per effetto delle tante operazioni ad alto impatto condotte dalle forze dell'ordine, soprattutto dopo ben due omicidi maturati in questi contesti. È sempre a Palermo, sassi contro un autobus dell'AMAT, è successo al mezzo della linea 210 che collega via Oreto con viale dei Picciotti, passando da Santa Maria di Gesù e Brancaccio all'altezza del sottopasso Norman Zarcone. E due finestrini sono andati distrutti, l'autista ha chiamato la polizia, la corsa è stata sospesa, sono in corso indagini per accertare quelli che sono i responsabili. E adesso parliamo invece di un altro tema, perché aumenta la povertà sanitaria in Sicilia, oltre 100.000 famiglie hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È importante quindi donare farmaci tramite il banco farmaceutico attivo da qualche giorno in tutte le città dell'isola. Sentiamo Marco Gullà. Ci sono persone che non possono comprare nemmeno i farmaci per curare l'influenza o un raffreddore. La povertà sanitaria dilaga. Il rapporto della Swimez sui divari sanitari fra nord e sud rivela che circa 100.000 famiglie in Sicilia hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È iniziata martedì scorso in tutta Italia e durerà fino a lunedì prossimo la 24esima giornata di raccolta del farmaco a favore del banco farmaceutico, un'occasione per dimostrare generosità nei confronti dei tanti che in particolare modo nella nostra regione sono costretti a rinunciare a curarsi. I dati che rileviamo a livello nazionale ci dicono che più di 1.600.000 abitanti, cittadini, non hanno la possibilità di accedere alle cure. 700.000 nel solo sud, 100.000 nella nostra Sicilia. Un dato preoccupante che ci dice quanto oggi sia difficile acquistare un farmaco per chi non ha la possibilità di farlo. Quindi l'invito è quello di partecipare alla giornata del banco farmaceutico, di aiutare gli enti caritatevoli dalla missione Speranza e Carità di Piergio Conte a Villanave, alla Caritas, a dare una mano alle persone indigenti. Persone indigenti come i senza tetto che vivono per strada. Molto spesso ci capita come angeli della notte di poter trovare delle persone tipo alla stazione, alla posta centrale, gente che in realtà con influenze altissime non avere possibilità neanche di un'aspirina, una tachipirina, qualcosa, e
ha paura perché molto spesso sono ai limiti anche della legalità di andare in ospedale. È aumentata anche la richiesta da parte del comune di sostenere le persone senza tetto, che purtroppo sono anch'esse aumentate. Quindi rivolgo un appello perché tutti possiamo farci carico di quelle persone che vivono in condizioni di povertà drammatica, e purtroppo si taglia col coltello, la povertà è veramente nettamente aumentata, di farci carico, ripeto, per aiuto di queste persone, sostenendole nel loro bisogno di assistenza sanitaria. Il maltempo che si è abbattuto anche sulla Sicilia durante questo weekend ha rovinato il carnevale in molti comuni dell'isola. Le forti raffiche infatti hanno scoraggiato gli organizzatori delle sfilate cittadine, che hanno annullato e in alcuni casi rinviato i festeggiamenti. Simona Mazzone. Lo scherzo carnevale lo ha fatto ai siciliani. Col maltempo arrivato anche nell'isola in questo weekend, molti comuni hanno dimezzato o addirittura sospeso le manifestazioni. Altri non hanno voluto rinunciare. Questa è Acireale, dove il pubblico nel fine settimana attende la tradizionale parata dei carri. La piazza è meno affollata del solito, i carri camminano lenti sul circuito, indecisi se esibirsi a causa del forte vento che va e viene. Sempre nel catanese, anche Mister Bianco ha deciso di non annullare la festa e le sfilate, seguendo il cronoprogramma, e nel palermitano stessa decisione a Termini Merese. Il maltempo del weekend ha scoraggiato però già da giorni gli organizzatori del carnevale di Sciacca nell'Agrigentino, che hanno annullato, rinviandola ad altra data, le manifestazioni. No a festeggiamenti anche a Paceco, Valderice, Alcamo nel Trapanese, Cinisi, uno tra i più gettonati, e Balestrate nel Palermitano. Sono giorni che l'eccessivo bel tempo, con temperature sopra le medie stagionali, preoccupa più per la questione siccità e colture rovinate. Certamente però questo vento che sta sferzando in tutta la Sicilia proprio nel weekend non è affatto piaciuto agli organizzatori dei numerosi carnevali isolani, dove alle spalle ci sono maestranze impegnate e denaro speso. Addirittura a Prizzi, nel palermitano, è stata registrata una raffica a 168 km orari. Questa invece è Palermo, dove sono state decine e decine gli interventi, soprattutto per il forte vento. Alberi caduti, tetti danneggiati anche nella zona di Mondello, ma soprattutto in centro e nelle campagne. Ieri sera, probabilmente per le forti raffiche, sulla 19 Palermo-Catania, un camion che viaggiava in direzione del capoluogo etneo si è ribaltato tra Trabia e Altavilla Milicia, invadendo la carreggiata opposta. E torniamo a parlare invece della protesta dei trattori. Le rassicurazioni del governo non convincono agricoltori e allevatori. Secondo loro il taglio dell'IRPEF per chi ha un reddito al di sotto dei 10.000 euro non serve. Ieri le loro ragioni hanno raggiunto anche il palco di Sanremo e la protesta continua. Francesco Aloi. Ho espresso la mia disponibilità ad accogliere sul palco del festival le ragioni dei contadini. Amadeus legge il loro messaggio. Agricoltori e allevatori non ce la fanno più, vogliono misure concrete. Una delegazione della categoria ha incontrato la premier Meloni ed il ministro Lollobrigida. Taglio dell'IRPEF solo per chi ha un reddito fino a 10.000 euro e non per tutti, è una delle misure. Ma questo non basta. Non è una misura che può interessare e agevolare il settore agricolo, perché intanto l'IRPEF è appunto una tassazione sui terreni agricoli, di conseguenza le aziende agricole, per sopravvivere e non vivere nel nostro territorio, hanno dei redditi superiori a 10.000 euro. Il governo mette sul piatto milioni e milioni per il settore, 300 per aiutare chi lavora nei campi a rialzarsi dai danni dei cambiamenti climatici, 80 aggiuntivi per le garanzie a favore delle imprese agricole. Per chi protesta però serve di più, lo stato di crisi nazionale. Tutelare il Made in Italy è uno degli slogan dell'esecutivo, ma per agricoltori e allevatori resta solo tale. Non c'è una vera tutela, dicono. Per metterla in atto si potrebbe iniziare bloccando l'import di grano dall'estero. Il Made in Italy si fa appunto accompagnando e sostenendo queste realtà a partire dai territori. Intanto la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità, ma le proteste continuano. Sulla protesta dei trattori è intervenuto al punto Cateno De Luca, il leader di Sud Chiama Nord. Avanza il sospetto che ci siano delle speculazioni internazionali in atto per spingere proprio gli agricoltori ad abbandonare le loro terre. Sentiamolo.
In questo momento ci sono in circolazione anche in Sicilia dei compratori di terreni che li stanno comprando a 4 soldi, che devono fare impianti per quanto riguarda le energie alternative, e tutta questa strategia parte con un obiettivo ben preciso, sulla scorta della strategia dell'ambiente, come se l'agricoltura fosse l'elemento che da questo punto di vista inquina di più. Cosa succede? Succede che si abbassa quella che è la redditività dei terreni, si favoriscono le industrie delle carni sintetiche e anche delle farine di grille e sementi anche da questo punto di vista sintetiche, dopodiché l'operazione si consente sulla strategia anche della creare fonti alternative a questi faccendieri di andare in giro presso aziende che ormai sono a fallimento e a comprarsele per 4 soldi, e questo sta succedendo già in Sicilia, questa è la realtà dei fatti. I miei documenti falsi vengono da Roma, lì c'è una strada in cui vanno tutti. Così parlava delle sue carte d'identità contraffatte messine a denaro nei verbali dell'interrogatorio pubblicato 2 giorni fa. Il boss non è stato tradito, né ci fu una trattativa dietro la sua cattura. Un anno fa invece un suo errore. Laura Spanò. Gli ultimi verbali che riguardano Matteo Messina Denaro disvelati ieri mattina nel corso dell'udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, sua ultima amante, dimostrano che non ci fu nessun traditore dietro la sua cattura. Il boss di Castelvetrano ha sempre saputo che in quel territorio dove ormai viveva da anni tutti lo adoravano come un dio e nessuno lo avrebbe mai tradito. Il sospetto fu invece paventato dal fratello del giudice Paolo Borsellino Salvatore dopo la cattura del boss a Palermo il 16 gennaio 2023. Per il fondatore del movimento delle agende rosse c'era il sospetto che questa cattura era ancora una volta frutto di un baratto con la criminalità organizzata. Mi aspetto di non vedere pagato nel prossimo futuro il prezzo di questa cattura, aveva detto Salvatore Borsellino. Non vorrei che la contropartita dell'arresto di Messina Denaro fosse l'abolizione dell'ergastolo stativo. I verbali dove è stata raccolta dai PM di Palermo l'ultima verità di Messina Denaro dicono altro, e a confermare che non ci fu nessun traditore dietro quell'arresto è Messina Denaro, arrivando ad una conclusione che lo stesso spiega ai giudici arrivati al carcere dell'Aquila per interrogarlo quel 7 luglio scorso, appena 2 mesi prima di morire. Con la mente, dice il boss ai magistrati, ho ricostruito tutto come è stato il discorso, so che non c'è stato nessun traditore. La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito, è stato tradito Gesù Cristo, e allora il colonnello mi ha detto, le assicuro che non l'ha tradita nessuno, e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto, vero è, ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica, mi avete preso per la malattia o per un errore mio, dirlo a mia sorella, perché gliel'ho detto, non volevo farmi trovare morta e nessuno in famiglia sapeva niente. Il boss si riferisce al fatto che l'appunto della sorella sulla malattia di Messina Denaro trovato nel bracciolo di una sedia fu l'inizio delle indagini che portarono all'arresto, ma Messina Denaro si preoccupava solo che la sua famiglia potesse venire a sapere della sua morte dai giornali. La politica regionale, fine settimana di riflessione in vista di un possibile rimpasto nella giunta Schifani. L'obiettivo? Spegnere i malumori nella maggioranza di centrodestra dopo il doppio flop in aula all'Assemblea regionale. Manlio Viola. Venti di rimpasto nella giunta Schifani alla regione siciliana dopo il doppio flop in aula all'ARS della maggioranza di centrodestra, con franchi tiratori che hanno bocciato prima la norma salva ineleggibili proposta da Fratelli d'Italia, poi la riforma delle province che era nel programma di governo dell'intera coalizione. Per tanti un cambio nella giunta potrebbe essere la soluzione per riappacificare tutto e tutti. Fratelli d'Italia però non ci sta a fare il capro espiatorio per la bocciatura della norma sulle province e sottolinea come oltre ai malumori noti ce ne sarebbero anche altri fino ad ora non intercettati. Nell'attesa di una riproposizione della riforma sale il dibattito sulle elezioni di secondo livello. Anche dentro frange di Forza Italia, da ultimo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che è anche responsabile enti locali a Catania e uomo vicino all'assessore Marco Falcone, dicono sì a un voto di secondo livello senza aspettare la riforma. In questo clima Schifani ha già incontrato, oltre il presidente dell'ARS Galvagno, prima il segretario della DC Toto Cuffaro, poi il fondatore di MPA Raffaele Lombardo. I due ex presidenti della regione sulle elezioni di secondo livello sono di pareri opposti. Cuffaro dice no, Lombardo dice sì. Oggi e domani dunque pausa di riflessione, incontri interni ai partiti e consultazioni informali. Da lunedì altre consultazioni di Schifani a queste ufficiali e poi si vedrà. Di certo dovrà essere un rimpasto ampiamente condiviso per farlo subito ed evitare ripercussioni in vista delle elezioni europee. Se così non dovesse essere, allora si potrebbe ancora una volta rinviare tutto all'estate, dopo che i partiti si saranno contati, anche se le elezioni europee sono abbastanza anomale e difficile.
difficilmente forniscano indicazioni politiche chiare. Ci fermiamo per una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, parliamo della vittoria del Palermo e poi invece di Catania e Messina che scendono in campo oggi. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora una volta ben trovati e buona domenica. Adesso parliamo del calcio, della Serie B. Ranocchia e Soleri lanciano in orbita il Palermo che vince sul campo della Feral Pisalò. Interrotto un digiuno in trasferta che durava da 4 mesi. Marco Gulla. Un'altra vittoria pesante e decisamente importante. Il Palermo sbanca Piacenza, batte la Feral Pisalò 2-1 e si avvicina al secondo posto, adesso distante 3 punti. È occupato da Cremonese e Como. Una partita che il Palermo ha vinto con carattere e intelligenza. Ha sofferto soprattutto nel primo tempo, quando ha rischiato di subire lo svantaggio un paio di volte. Ha retto e poi nella ripresa ha cambiato marcia. Ha iniziato a giocare su Ranocchia, faro della manovra, e proprio con l'ex Empoli ha trovato il vantaggio. Un primo tempo che la Feral Pisalò ha interpretato meglio, ha sfiorato il vantaggio colpendo la traversa ad evitare il peggio. Ci ha pensato anche Pigliacelli, che ha salvato lo score in ben 2 occasioni. Palermo lento e senza idee. Il tè del break fa bene però ai rosanero, che entrano in campo con un atteggiamento diverso. La squadra di Corini inizia a girare, Segre e Brunori sfiorano il vantaggio. Insigne però rischia tantissimo con questo autocolpo di testa che colpisce la traversa, e allora passa il Palermo con Ranocchia, servito da Brunori. Secondo gol consecutivo per il centrocampista rosanero, che esulta sotto la curva dei 2500 tifosi palermitani. Cambi, Corini mette dentro Koulibaly e Soleri, e proprio l'attaccante subentrato di testa fa 2-0. Nel finale la Feralpi accorcia con Dubiskas, ma finisce così 1-2 e 3 punti d'oro per il Palermo. In Serie C il Catania cerca di rialzarsi, al Massimino arriva la Casertana e gli uomini di Lucarelli inseguono la vittoria, scaccia crisi. Marco Carli. Il Catania torna al Massimino e prova a mettersi tutto alle spalle. La vittoria che manca da quasi un mese, il gioco che non decolla, gli infortuni, quella sensazione di cantiere sempre aperto che è una diretta conseguenza dei tanti cambiamenti, e anche quel pizzico di sfortuna che accompagna sempre i periodi no. La Casertana arriva alla sfida reduce da un periodo complicato, proprio come gli etnei, ed è anche in emergenza. Sembra l'avversario giusto per provare a riacquistare un po' di fiducia, complice alcuni ritorni in gruppo di Carmine e Furlan a disposizione, Peralta pronto a partire dall'inizio e uno Sturaro in più. Sturaro, Furlan e Di Carmine sono a disposizione. Valuteremo domattina in quali modi, in quali tempi. Castellini dopo Picerno ha parlato di paura, di difficoltà nel fare 2 o 3 passaggi di fila, un male antico che affligge quando i risultati non danno sicurezza, quella che cerca Lucarelli da alcuni interpreti. La sofferenza nostra nasce da questo, oltre che il fatto che ognuno di noi si porta dentro un dispiacere quando non si vince le partite o quando non si riesce a fare risultato. Cioè, il dispiacere non è solo dei nostri tifosi, o il dispiacere è della società, il dispiacere dello staff tecnico. Ci sono delle squadre che sono riuscite in 20 giorni nel periodo dei playoff a fare quello che non sono riuscite a fare in 10 mesi di campionato. Perché mi devo arrendere? Perché devo pensare di sfasciare tutto? Catania Casertana sarà come sempre seguita da Telecolor, collegamenti con lo stadio, commenti da studio in 3 ore live che si concluderanno con le interviste del postgara. Messina nella tana dell'Avellino per allungare la striscia positiva di risultati. Giallorossi con 3 assenze pesanti in difesa, in compenso però tornano Ortisi e Fumagalli. Sergio Colosi. All'emergenza in difesa si contrappone l'abbondanza tra centrocampo e attacco. Tra dubbi e pensieri è stata una lunga vigilia giallorossa nella stanza d'albergo del tecnico Giacomo Modica. Il punto di partenza per la gara di oggi contro l'Avellino, con fischio d'inizio alle 16:15, è il confermatissimo 4-2-3-1. Punto di svolta del Messina imbattuto da 4 turni, con 3 vittorie e 1 pareggio. In porta torna Fumagalli, difesa senza Pacciardi, Polito e
Salvo, tanta roba per l'organico allestito dalla società. Giocano Dumbruvano e Manetta centrali, con Lì a destra e Ortisi a rientro a sinistra. In mediana Franco e Frisenna. Firenze è pronto, ma tornerà utile a gare in corso e nell'ottica del turnover, con 3 gare in 8 giorni. La fase offensiva affidata al tridente Rosafio e Mausso Zunno, Piomanti Plescex della sfida e decisivo all'andata. Per lui e l'Avellino due date ad ottobre, con tanto di circoletto rosso. L'attaccante non segna dal 15 ottobre, mentre gli irpini non vincono in casa in campionato dal 25 dello stesso mese, 1-0 all'Audace Cerignola. Numeri, ricordi e trascorsi che oggi possono trovare risposte nella gara del Partenio. E questo era l'ultimo servizio di questa edizione della TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione torna alle 13.30. Intanto vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Strage in famiglia ad Altavilla Milicia nel Palermitano, un uomo uccide la moglie e due figlie, la terza figlia riesce a salvarsi, la pista della setta è al momento una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, sospetti su una coppia di conoscenti. Palermo, ancora vandali e violenza gratuita nei luoghi della Movida. A Ballarò aggrediti e derubati due studenti Erasmus, danneggiato un autobus dell'AMAT. Parcometri danneggiati, biciclette rubate. A Catania la microcriminalità non risparmia nulla. Le associazioni dei cittadini chiedono aiuto alle istituzioni. Messina, il gruppo Franza favorevole al ponte, l'amministratore delegato dell'azienda che gestisce il traffico dei traghetti sullo stretto, al punto su Telecolor, rilancia la necessità della grande opera. Ars, riforme regionali al palo, tra tensioni e voci di rimpasto nella maggioranza. Da domani Schifani comincerà le consultazioni con i partiti del centrodestra. Record di ascolti per la finale del Festival di Sanremo, social divisi sui vincitori e a Catania i fan riuniti per tutta la notte nel secondo più grande gruppo d'ascolto d'Italia. Il Palermo torna alla vittoria in trasferta con il successo per 2-1 sul campo della Feral Pisalò e resta in corsa per la promozione diretta. Catania oggi in campo al Massimino contro la Casertana, Messina in trasferta ad Avellino. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, strage in famiglia ad Altavilla Milicia nel Palermitano. Un uomo uccide la moglie e due figlie e si consegna ai carabinieri. Il fanatismo religioso dietro il delitto. Marco Gullà. Ha ucciso la moglie, i suoi due figli di 16 e 5 anni e poi si è consegnato ai carabinieri. Un delitto efferato, una tragedia che scuote Altavilla Milicia nel Palermitano. A compiere la strage un muratore di 54 anni, Giovanni Barreca, un fanatico religioso, evangelista. Mia moglie e i miei figli erano posseduti da Satana, lo avrebbe ripetuto più volte ai carabinieri che lo hanno ascoltato per ore dopo l'allarme dato dallo stesso uomo presso la caserma dell'arma. Sembra che l'uomo negli ultimi tempi parlasse spesso di presenze demoniache e che accusasse la moglie e i figli di essere appunto posseduti da Satana. Si è salvata invece la figlia 17enne, a soccorrerla sono stati i sanitari del 118, secondo i primi riscontri basati sul racconto della ragazza sopravvissuta alla strage della sua famiglia. Barreca durante la notte si sarebbe svegliato farneticando di avere percepito presenze demoniache in casa. Lei, unica superstite, si è alzata dal letto intonita e ha visto i corpi dei fratelli. Il triplice
omicidio sarebbe avvenuto almeno 36 ore fa, come emerge da un primo esame medico legale dei due corpi dei ragazzi. La pista della setta è al momento una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. Tra i sospetti allo stato al vaglio di chi indaga c'è quello che l'uomo possa aver agito anche per adesione ad eventuali sette o gruppi di fanatismo religioso. Le indagini sono in corso, si scava anche nella vita del muratore. Una coppia amica della famiglia in questi minuti è interrogata dai carabinieri. Il corpo della moglie non è stato ancora trovato. Sgomento e incredulità tra i familiari dell'uomo e tra i vicini di casa della coppia. Sentiamo il servizio di Tonino De Mano. Come accade in questi casi, nessuno aveva sospettato nulla, dai parenti ai vicini di casa di Giovanni Barreca. Altavilla Milicia è attonita e sono increduli anche i primi parenti che accorrono dopo aver appreso la terribile notizia. Le prime ad affrontare le telecamere sono la zia e la nonna di Angela Salamone. Lavorava molto, però la moglie era incontentabile, però adesso non so di preciso, l'accontentava in tutto. Ma lui che faceva? Lui muratore, operaio, queste cose. E la moglie non lavorava? La moglie sì, badante. No, sì, badante, badante. Si dava da fare anche lei. Badante, ha lavorato. Però non capisco perché è successa una cosa così. Lui era stato sempre molto religioso oppure sì, nell'ultimo sì, periodo? Sì, no, tanti anni che sono religioso. Da quando sta con mia nipote, più di 20 anni credo, una cosa così. Cioè cristiani cattolici, ecco, non avevano sì, altre sì, religioni. No, è no, la io... religione evangelica. Ah, evangelica. Loro ci teneva sì. Molto questa cosa. Alla spicciolata incontriamo alcuni vicini. No. Lo conoscevo così, si aspettava, insomma, siamo delle liti, ha sentito mai qualcosa? C'erano oh? Delle liti, dei litigi? No, 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 di questo non lo so, li riconoscevo di vista così. Che persone erano? Beh, una persona brava, poi... Lei abita qui vicino? Cosa? Lei abita qui vicino? Ad Altavilla abito. Ma li vedevo ogni giorno? No, 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 li vedevo conoscente, per carità. Non li conoscevate comunque? No, c'è cioè, i rapporti di buongiorno e buonasera, ma niente di che. Ma che facevano? Lui faceva il muratore. Poi questo è quello che sappiamo, nel senso che non avevamo rapporti con loro. Altri in queste ore sono ascoltati dalle forze dell'ordine per ricostruire il brutale fatto di sangue che ha quasi azzerato la famiglia Barreca. A Palermo adesso sono in corso le indagini per risalire ai ragazzini che hanno aggredito due studenti Erasmus, due studenti belgi che erano a Palermo appunto per studiare due notti fa nei pressi della zona di Ballarò. Intanto gli episodi di violenza e di vandalismo si susseguono in città. L'ultimo a farne le spese è stato un mezzo dell'AMAT preso a sassate durante il tragitto. Manlio Viola. Non accenna a rientrare l'allarme violenza gratuita a Palermo, dove ogni fine settimana diventa ormai una raccolta di episodi occorsi dal centro alle periferie. Continuano le indagini tese a identificare gli aggressori di due studenti belgi in Erasmus in città, che due notti fa sono stati accerchiati e rapinati dopo una serata trascorsa nel quartiere Ballarò nei pressi del mercato, diventato area della movida. Una rapina violenta analoga si era verificata 5 giorni prima. La violenza si consumava a Ballarò mentre le forze dell'ordine stavano invece seguendo controllo in Piazza Maggione, altra area della Movida, dove sono state elevate contravvenzioni ed effettuate segnalazioni e denunce. Ma la violenza non riguarda soltanto la Movida e la microcriminalità, si susseguono anche atti di vandalismo. L'ultimo riguarda una sassaiola contro un autobus dell'AMAT, stavolta a Brancaccio. L'episodio è avvenuto ai danni della linea 210 che collega Via Oreto a Viale dei Picciotti. Finestrini rotti e cocci di vetro che volano anche all'interno del mezzo, ma per fortuna nessun ferito. Episodi simili nelle scorse settimane da sud a nord della città, anche in Corso dei Mille e allo Zen, a dimostrazione del fatto che ormai tutta la città è interamente accomunata da queste violenze e danneggiamenti immotivati. Anche Catania, ostaggio di ladri e vandali. Dalle casse automatiche dei parcheggi ai furti di bicicletta, chi agisce lo fa per pochi spiccioli e molte volte riesce persino a farla franca. Il servizio. Si ruba e si vandalizza, a volte per pochi euro, altre volte per il semplice gusto di danneggiare. Catania è sempre più ostaggio di gente senza scrupoli che dal centro alle periferie colpisce indisturbata. Si spogliano strade, si deprede il ferro di tombine e caditoie e non passano di moda i furti di auto e biciclette che alimentano il fiorente mercato della ricettazione. Annesima, ignoti sono entrati in azione nella sala d'attesa del parcheggio scambiatore ed incuranti della presenza di 3 telecamere interne, bisognerà capire se funzionanti, hanno arraffato pochi spicci.
spiccioli, mettendo KO una delle casse automatiche. Simili scene sono state segnalate in centro, dove sono state prese di mira le macchinette di sostare. Dalla mobilità sostenibile agli insostenibili furti di biciclette, una vera piaga sociale nelle città metropolitane, dove la depenalizzazione di alcuni reati sta portando ad un incremento dei fenomeni. E si susseguono le denunce dell'associazione Salva Ciclisti, che sollecita l'intervento delle istituzioni. Il nostro appello è quello che facciamo al Presidente del Tribunale di Catania, di aiutarci a iniziare a fare delle indagini serie e per incominciare a fermare questa cosa che sta continuamente accadendo. Ci sono tantissimi ciclisti che non vanno solo in bicicletta perché si spostano per una mobilità sostenibile. Noi abbiamo dei lavoratori che sono veramente in condizione già precaria. Ladri di biciclette che a volte danneggiano chi il mezzo a due ruote lo utilizza non per hobby ma per lavoro, come i rider. E sappiamo che i rider vengono continuamente rubati delle loro mezzi per lavorare, di cui sono impossibilitati spesso dalla loro condizione economica nel ricomprarsele. E sui social aumentano le adesioni al gruppo Bici Rubate a Catania, segnalazioni e avvistamenti che purtroppo crescono di ora in ora, così come i furti. Adesso cambiamo argomento. Ieri sera ospite durante la trasmissione del Punto c'era l'amministratore delegato di Caronte Tourist, Vincenzo Franza. Si è parlato di ponte sullo stretto di Messina e dell'impatto che l'opera, la grande opera, la grande infrastruttura potrebbe avere anche sul business dei traghetti. Un tema caldo in questi giorni, quello del ponte sullo stretto, visto che la prossima settimana è in programma un passaggio molto importante. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Giovedì prossimo il Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina ha all'ordine del giorno la relazione di aggiornamento del progetto definitivo del ponte sullo stretto. Dopo la sua approvazione partirà la fase esecutiva della mega opera. È il momento cruciale, quello in cui si potrà iniziare a pensare che stavolta il ponte si farà davvero, perché se tutto andrà secondo i programmi, a fine marzo il progetto definitivo verrà approvato e si passerà all'esecutivo, ai vari contratti, e in estate dovrebbero partire i cantieri. E di ponte sullo stretto si è parlato ieri sera durante la trasmissione Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, ospite l'amministratore delegato di Caronte Tourist Vincenzo Franza, che ha spiegato il sì della società di navigazione alla realizzazione del ponte sullo stretto. Dovunque si sono stati realizzati i ponti, i traghetti continuano. In qualunque modello di funzionamento di questo ponte, una parte del traffico rimarrà sul traghetto e noi addirittura confidiamo che l'incremento dei traffici complessivi con la Sicilia possa attenuare quello che è il naturale travaso di merci sull'infrastruttura stabile. Poi non dimentichiamo che durante tutta la costruzione di questo ponte, che durerà 8-10 anni, quanto minimo, è necessario avere i traghetti per costruirlo, quindi saranno 10 anni di sinergia, 10 anni di collaborazione per minimizzare l'impatto sul territorio dello spostamento dei materiali, la logistica, i rifiuti, lo sterro e qualunque cosa, e da armatori sarà, come dire, sicuramente un'era d'oro. Il ponte, inoltre, ha sottolineato Franz, non sarà solo quell'infrastruttura che farà passare le auto senza prendere il traghetto. I treni normalmente stanno 6-7 ore, i treni merci che sono importanti, i treni commerciali non meno di 2 ore e mezzo, ma in 2 ore e mezzo un treno percorre 400 chilometri, quindi un ponte che consenta di passare senza interruzione di continuità è come spostare la Sicilia e metterla su Salerno, ecco, come impatto per il trasporto. Da quando ci sarà il ponte le merci siciliane potranno utilizzare un sistema più economico per andare al nord, in Europa, sarà più collegata. La Sicilia potrà diventare hub di tutti quei traffici che dal Mar Rosso passano e oggi magari vanno da qualche altra parte, e quindi attrarre traffici e merci che, collegate via treno, potranno essere portate in Europa. Ad Agrigento la pista ciclabile di San Leone è stata erosa dal mare, lo vediamo in queste immagini di Mare Amico da 15 giorni, commenta l'associazione ambientalista. Chiediamo a tutti gli enti interessati di intervenire perché l'erosione costiera si sta mangiando la pista ciclabile di San Leone ed è anche l'unica strada che porta al mare, ma l'immobilismo e lo scarso decisionismo, continuano i responsabili dell'associazione, hanno avuto la meglio e questa mattina la pista ciclabile è caduta in mare.
Adesso la politica, riprendono da domani le consultazioni del presidente della regione Renato Schifani con i partiti della maggioranza in vista di un eventuale rimpasto e comunque alla ricerca di una rappacificazione all'interno della maggioranza di centrodestra. Intanto la stagione delle riforme resta al palo per evitare nuovi incidenti di percorso e bocciature in attesa. Il servizio di Maglio Viola. Domenica di riflessione per la politica siciliana alla ricerca di soluzioni stabili alle tensioni interne alla maggioranza di centrodestra che nei giorni scorsi ha causato la bocciatura di ben due norme, fra cui da ultimo la riforma delle province. Sul piatto c'è la possibilità di un rimpasto nella giunta Schifani, rimpasto che il governatore auspica già da qualche tempo. La condizione però è che la nuova giunta che potrebbe uscirne fuori sia tale da soddisfare tutti e riportare pace e collaborazione fra i partiti di questa maggioranza. In attesa che questo avvenga c'è il rischio di paralisi della stagione delle riforme. La prossima in calendario è quella dell'urbanistica, che al suo interno riporta una norma già tacciata di essere una nuova sanatoria e dunque a rischio di essere impallinata nuovamente da franchi tiratori. All'orizzonte poi ci sono la riforma del sistema idrico e quella dell'assistenza sanitaria e sociale e la riproposizione della riforma delle province che è stata bocciata la scorsa settimana. Ma in attesa della Pax l'aula potrebbe restare ferma per evitare altri incidenti di percorso. E la soluzione non è detto che sia proprio il rimpasto, visto che il cambio degli assessori potrebbe anche slittare all'estate per evitare interferenze con le fasi preparatorie delle liste per le elezioni europee di giugno, un momento difficile nel quale non servono certamente ulteriori tensioni. E adesso la musica, che è stata grande protagonista in questa settimana, protagonista in tutta Italia, con il 74% di ascolti. L'ultima serata del Festival di Sanremo è stata ovviamente una delle serate più viste di sempre in TV, e allora anche la Sicilia gioca un ruolo importante nel racconto di questo festival, perché a Catania, pensate, c'è stato il secondo gruppo d'ascolto più grande d'Italia. Centinaia di persone che si sono riunite per aspettare il vincitore e in modo ironico e divertente hanno trascorso la serata. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Vince la 74esima edizione del Festival. Un applauso corale in collegamento diretto da Catania a Sanremo. Oltre 600 persone tutte riunite qui in un noto locale catanese per il secondo gruppo d'ascolto più grande d'Italia, che ha salutato così la vincitrice della 74esima edizione del Festival, Angelina Mango. E lei, che riporta la palma d'oro del festival in mano ad una donna dopo 10 anni, l'ultima fu Arisa nel 2014, commenta così la vittoria sui suoi social, con un semplice grazie, un cuore bianco e un peperoncino portafortuna, con lo sbigottimento ancora negli occhi. E proprio i social, mai come quest'anno, l'hanno fatta da padrone, tra voti pilotati, commenti sarcastici, meme, come quello dedicato al figlio di Amadeus, che ricorda il piccolo Simba del film Il Re Leone, Un giorno tutto questo sarà tuo, e un filo diretto con i follower, che potevano seguire anche quello che accadeva nel backstage, proprio mentre il festival era in onda. Sanremo 2024 chiude con ascolti record 74,1% di share e la finale più vista dal 1995 con Pippo Baudo, il picco con Fiorello e Roberto Bolle. Il rapper Geolier, vincitore assoluto del pubblico e degli stream, incassa il 60% delle preferenze popolari, ma non basta per vincere. Dopo gli ingiusti fischi ricevuti, non vede l'ora di tornare a casa, come dice lui stesso. È stato tutto cose belle, siamo imparati un sacco di cose. Terza classificata Annalisa, che con il suo Sinceramente è già il tormentone ufficiale del festival, insieme con Un ragazzo, una ragazza dei The Colors. Sinceramente quando piango anche se a volte. Ma il festival più dance di sempre trova un altro vincitore morale, i ricchi e poveri. Con l'elettropop di Ma non tutta la vita fanno scattare l'effetto nostalgia tra Valera e Raffaella Carrà, perfetti per le serate all'insegna dell'Happy Music. Il gruppo d'ascolto catanese ne dà dimostrazione. Sul palco dell'Ariston Etneo, una coppia infiocchettata proprio come loro. Allora, archiviato Sanremo, adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio con il Catania, che tra poco scenderà in campo, Palermo e Messina. Ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina del calcio. Cominciamo col Palermo che vince la partita in trasferta e adesso punta in alto contro la Feral Pisalò, prova di maturità dei rosanero. Servizio di Marco Gulla.
Un primo tempo sottotono, una ripresa da urlo. Il Palermo vince a Piacenza contro la Feralpi Salò per 2-1, vince e dà un segnale forte al campionato. Per la promozione diretta ci sono anche i rosanero, che hanno solo 3 punti di ritardo dal Como secondo, che tra l'altro affronteranno sabato al Barbera. Un primo tempo in cui il Palermo ha rischiato di subire lo svantaggio un paio di volte, poi nel secondo tempo è cambiato tutto. È salito in cattedra Ranocchia, che ha segnato il primo gol, e successivamente è arrivato anche il sigillo di Soleri. Nel finale il gol della Feralpi, ma è il Palermo ad alzare le braccia al cielo, 3 punti d'oro. Le squadre avversarie ci sono, sanno fare le loro cose, difendevano bene, forti, molto compatti, con tanti giocatori, non era difficile, era difficile trovare la situazione giusta, nonostante ci abbiamo provato e 2 o 3 volte secondo me siamo andati anche vicini a fare gol. Loro sono stati molto bravi sulle palle inattive, dunque sono stati molto pericolosi da questo punto di vista, lo sapevamo, insomma. La partita è lunga, nei 95 minuti ci abbiamo creduto, loro hanno mollato un po' dal punto di vista dell'intensità, abbiamo trovato più situazioni per essere pericolosi, abbiamo fatto secondo me 2 bellissimi gol e sembrava una partita orientata. Il grande rammarico è questo gol nel finale, che per 2 o 3 minuti ha permesso loro di rientrare in partita. Un buon viatico in vista della doppia sfida che ora attende Rosanero. Il Como in casa e proprio la Cremonese in trasferta. Sarà una prova di maturità importante per una squadra che comunque contro le grandi poche volte ha fallito. E sulla Serie C alle 16:15 il Catania in campo al Massimino contro la Casertana. Sono 2 squadre che arrivano da un periodo particolarmente difficile e che vorrebbero ritrovare il gusto della vittoria. Il servizio. Prima della Casertana è proprio il Catania il principale avversario della squadra di Cristiano Lucarelli. Al Massimino i rossazzurri sono chiamati a ritrovare il proprio equilibrio ed infatti il tecnico livornese ha cercato di lavorare più sull'aspetto mentale che su quello fisico. Lo stesso Lucarelli lo ha ammesso presentando la partita contro un avversario che sta attraversando il momento più difficile del suo campionato, con 4 partite senza vittorie che hanno portato la squadra di Cangelosi dal 2° posto al 7° e Lucarelli è stato chiaro con la squadra e con l'ambiente anche sotto un altro aspetto. Questo è il momento di stare tutti uniti. Non serve a nulla trovare oggi, non siamo neanche a metà febbraio, con 4 mesi da giocare ancora, è troppo presto per il De Profundis. Proviamoci tutti insieme, poi alla fine ci metteremo lì, analizzeremo dove abbiamo sbagliato, chi ha sbagliato, perché ha sbagliato e cercheremo di migliorarci. Lucarelli dovrebbe schierare una formazione a trazione anteriore, Furlan, Sturare e Di Carmine sono a disposizione, l'attaccante dovrebbe essere al centro dell'attacco con Chirico Peralta e Ciccerelli a garantire spinte ed inserimenti alle sue spalle. Quaini e Teio dovrebbero agire sulla mediana, Sturaro invece dovrebbe partire dalla panchina ed esordire a gare in corso. Senza Montalto in avanti, la Casertana dovrebbe presentarsi con l'ex Curcio come falso 9, con Taurino e Carretta al fianco per non snaturare l'impostazione tattica del 4-3-3 del suo tecnico. Calcio d'inizio alle 16:15 e su Telecolor il via sarà mezz'ora prima per 3 ore live con diretta stadio, collegamenti allo stadio Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342-77-12-855. Messina invece sarà in campo ad Avellino nella Tana dei Lupi per allungare la striscia positiva di risultati. Giallorossi con 3 assenze pesanti in difesa e in compenso tornano Ortisi e Fumagalli. Sergio Colosi. All'emergenza in difesa si contrappone l'abbondanza tra centrocampo e attacco. Tra dubbi e pensieri è stata una lunga vigilia giallorossa nella stanza d'albergo del tecnico Giacomo Modica. Il punto di partenza per la gara di oggi contro l'Avellino, con fischio d'inizio alle 16:15, è il confermatissimo 4-2-3-1, punto di svolta del Messina imbattuto da 4 turni, con 3 vittorie e 1 pareggio. In porta torna Fumagalli, difesa senza Pacciardi, Polito e Salvo. Tanta roba per l'organico allestito dalla società. Giocano Dumbruvano e Manetta centrali, con Lì a destra e Ortisi a rientro a sinistra. In mediana Franco e Frisenna. Firenze è pronto, ma tornerà utile a gara in corso e nell'ottica del turnover, con 3 gare in 8 giorni. La fase offensiva affidata al tridente Rosafio e Mausso Zunno, più avanti Plescex della sfida, è decisivo all'andata. Per lui e l'Avellino 2 date ad ottobre, con tanto di circoletto rosso. L'attaccante non segna dal 15 ottobre, mentre gli irpini non vincono in casa in campionato dal 25 dello stesso mese, 1-0 all'Audace Cerignola. Numeri, ricordi e trascorsi che oggi possono trovare risposte nella gara del Partenio.
Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di domenica a tutti.